condizioni di evidente difficoltà fisica, hanno giocato una partita di una solidità pazzesca, pazzesca. Nel senso, la sensazione che ho avuto anche, non so, scendendo le scale all'intervallo, è che Fernandez avesse bisogno di appoggiarsi sul corrimano per stare in piedi. Allora questo, secondo me, io mi devo occupare della mia squadra, però quando vedo un nucleo di giocatori così solidi mentalmente, così attaccati al loro allenatore, alla loro società, veramente imparo, perché se possono, spesso parliamo della pallacanestro moderna, soprattutto in Italia, fatta di mercenari che si occupano soltanto di prendere i soldi. Oggi secondo me Brescia ha dato una dimostrazione di attaccamento a un'idea, a un allenatore, a una società per la quale personalmente mi sento di fare veramente i miei più grandi complimenti. E alla luce di questa solidità, io credo che tutti oggi al Paradozza abbiamo già battuto altre in questa stagione squadre di alta classifica come Treviso, abbiamo battuto Verona in campo neutro, abbiamo battuto Roseto, però io credo che mai come quest'oggi la squadra sia stata mentalmente stabile, e questo secondo me lo dobbiamo anzitutto a un concetto che purtroppo, vedete, io ci sto insistendo tutto l'anno, e capisco che il tifoso, l'appassionato abbia diritto di non avere pazienza, è la crescita, se non si entra a fare. Cioè, noi siamo arrivati a un punto della stagione nella quale, come ho detto diverse volte ai giocatori, nessuno scherza più e i margini di errore sono limitatissimi. Quando me ne sono andato allo spogliatoio, Treviso stava vincendo a Roseto, Trieste ha massacrato Treviso. Quindi ormai in questa gara, dove se è successo quello che credo, siamo 5 squadre a 26 punti che lottano dal sesto all'ottavo, ogni minimo errore in termini di concentrazione sarà pagato. Io questo l'avevo detto ai giocatori 2 o 3 settimane fa. Abbiamo giocato una grande partita a Treviso e oggi contro una squadra di una solidità mentale pazzesca abbiamo pareggiato la solidità e siamo stati, per fortuna, una volta ogni tanto, più sani di loro fisicamente, che credo questo ci abbia consentito di vincere la partita. E altre due cose permettetemi di dirvi. La prima è che gli insulti che io ho rivolto a Francesco Quaglia nell'arco di questa stagione sono delle cose irripetibili, perché lo reputo un giocatore, molti hanno scherzato, io una volta dissi una cosa che è stata poi come al solito presa, e cioè che se lui facesse il riscaldamento, non ho mai parlato di partita, perché non sono sciocco e perché lo rispetto e non lo offendo. Una volta ho detto che se Francesco facesse il riscaldamento con l'Olympiakos in una partita di Eurolega, nessuno direbbe chi è quello là, perché palesemente più piccolo, più magro, più inadatto dal punto di vista formale, strutturale, a una squadra di Eurolega. No? È chiaro che Francesco non è un giocatore di Eurolega, però è chiaro altrettanto che il motivo per il quale io lo insulto e lo aggredisco e gli dico delle cose irripetibili, perché credo che lui possa essere un giocatore migliore di quello che è stato fino adesso. E oggi lui ci ha dato un contributo fondamentale a vincere questa partita. In una squadra, e questa è la prima volta che lo dico nel corso dell'anno, e spero che lui lo prenda nel modo giusto, e cioè pensando a quante volte non lo è stato, non a quante volte potrà esserlo da qui in avanti, ma per la prima volta dall'inizio della stagione la squadra è stata guidata da un playmaker del quale tutti abbiamo sentito la mancanza, pur nel rispetto delle qualità di Gennaro, che tra l'altro sta vivendo una situazione personale molto complicata. E per la prima volta nella stagione siamo stati guidati in una partita di alto livello da un playmaker. Soltanto qual è il piccolo vantaggio? Che questo playmaker, anziché comprarlo sul mercato, ce lo siamo costruiti in casa dal settore giovanile, grazie al lavoro di tutti i tecnici che hanno guidato Leonardo Candi, grazie al lavoro di Bevo Brevellieri, grazie all'educazione che i suoi genitori gli hanno dato. E allora questo accresce la soddisfazione, perché le sofferenze che noi abbiamo avuto, gli alti e bassi che noi abbiamo avuto durante la stagione, è chiaro che sono dipesi da una leadership non conclamata. Perché Leonardo, come ho detto a lui la settimana scorsa, l'ho preso da parte, lui si lamentava un po', e gli ho detto: ma secondo te, dopo il fallo sul tiro da 3 punti contro Di Bella, ti sei guadagnato rispetto dalla squadra o lo hai perso? Lui mi ha detto: l'ho perso.
e dopo la palla che si è fatto portare via dalle mani da Busciati nella partita di andata sul meno 2 a Brescia, hai guadagnato rispetto alla squadra, lo hai perso? Mi ha detto l'ho perso. Allora gli ho detto non devi piangere, ma devi soltanto giocare da uomo per farti rispettare e per farti accreditare dalla squadra come il suo condottiero in campo. Questo oggi è successo. So che purtroppo la discontinuità dei giovani è tale per cui potrebbe darsi che la prossima partita non succeda di nuovo, però se questa è la strada, le sofferenze che tutti quanti abbiamo patito in termini di discontinuità di rendimento di una squadra che ha per esempio sofferto per 2 mesi l'assenza di un giocatore che oggi senza farsi notare ha fatto 16 punti col 70% del campo e 6 rimbalzi, che si chiama Jonte Flowers, ma oggi per la prima volta abbiamo avuto una guida per tutto l'arco della partita, non è un caso che abbia giocato oltre 30 minuti, abbiamo credo fatto un record di palle perse con 12, noi siamo andati 7 volte anche oltre 25. E quindi questa è la strada. La domanda adesso è contemporaneamente anche la sfida, e di vedere se in un campionato così equilibrato e così competitivo saremo capaci di tenere la barra dritta per le restanti 6 partite che ci mancano, 3 in casa e 3 in trasferta, quando noi vediamo che Treviglio va a segnare, credo vincendo, ecco, va a segnare 90 e passa punti a Roseto, allora è chiaro che ogni partita sarà una partita difficile e sottovalutare qualcuna di queste 6 potrebbe dire abbandonare il sogno dei playoff che io credo oggi ci siamo meritati. Prego. Ieri hai parlato di una partita stile rugby fino a 200. Sì. È stata tanta qualità. Sì, perché le squadre sono 2 buone squadre. Ma io credo di non aver mai finito stanco come ho finito oggi la partita. Io non sono un esempio di forma fisica splendente, però di solito tengo. Invece la percezione di avere di fronte una squadra così solida e così organizzata come Brescia, che segno distintivo delle squadre importanti, non si è mai sbandata quando è andata sotto. Io avevo sempre in testa, spesso faccio paragoni tra il nostro sport e la box, no? Poi non l'ho usato nello spogliatoio perché non volevo complicare troppo la vita, ma la sensazione che avevo era di un giovane pugile che attacca un veterano e lo tiene all'angolo, ma c'è un'azione sola, una frazione di secondo sola, nella quale il giovane pugile perde un attimo l'attenzione e in quel momento il veterano tira quel pugno che lo stende. E io ero tutto il tempo che cercavo di tenere la mia concentrazione sulla partita e sulla squadra in modo tale da impedire che noi per un attimo solo abbassassimo la guardia, perché ero convinto che loro fossero pronti a fare quello che stavano per fare. Ed è per questo che sono soddisfatto di questa vittoria, perché è stata della durezza che mi aspettavo nella conferenza stampa di ieri. A posto ragazzi, grazie, arrivederci. Okay.